avanti, come sta andando questa quarantena forzata, cosa fate per passare le giornate. Io tra una cosa e l'altra mi diverto anche a fare video che spero possano essere anche un po' di compagnia a qualcuno, e soprattutto spero che possano essere di compagnia i book tag. E infatti oggi faccio proprio un book tag che casca proprio a fagiolo. Perché? Perché è da qualche tempo che avevo intenzione di fare un video book tag, anche perché volevo tenere occupato quello spazio di tempo che sarebbe passato tra l'ultimo video che ho pubblicato e il prossimo video che avrei pubblicato. Avevo anche già scelto il book tag da fare, ma qualche giorno fa ne è uscito un altro che va ancora meglio di quello che avevo scelto, perché è proprio adattato alla situazione che stiamo vivendo in questi giorni. Questo book tag infatti si chiama Io resto a casa book tag, ed è stato ideato da Giulia del canale Piovono Giuggiole e da Silvia del canale SissiTube, che nel caso stiano vedendo il video naturalmente saluto veramente tantissimo. È composto da 10 domande. I punti associati ad ognuna di queste 10 domande sono le attività che in questi giorni di quarantena forzata ognuno di noi potrebbe fare, oppure ognuno di noi effettivamente fa. Anch'io molte delle cose che sono nominate le sto effettivamente facendo, e ad ognuno di questo punto è associata una domanda a cui bisogna rispondere con un libro. Vado allora con la prima domanda, che è leggere un libro per superare questa quarantena, e ho scelto La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl. Perché? Perché La fabbrica di cioccolato sì è un libro indirizzato soprattutto a un pubblico di giovani, però comunque anche per chi è più grande può essere una lettura molto gradevole. Non è una storia chissà che grande storione, però è piacevole, è molto carina, è simpatica a livello linguistico, quello anche se se lo si legge in lingua originale naturalmente, è ricchissimo di elementi. Cioè io ci ho fatto una tesi di laurea su questo libro, però è, appunto, è bello perché è gradevole, piacevole, e poi in questi giorni un po' più difficili magari potrebbe essere la lettura adatta. Io non mi faccio problemi, cioè a me vanno bene sia libri più leggeri che libri più pesanti, però ci sono quelle persone che hanno necessità di una lettura un po' più leggera, che non li possa angosciare ulteriormente. E poi anche bello perché potrebbe farti venire fame, perché vengono nominati tanti tanti dolci, alcuni almeno per quanto riguarda il mio gusto a volte sono un po' troppo dolci, e più che desiderio di mangiare mi stimolano un po' il disgusto, però ce ne sono altri che ti fanno venire fame, soprattutto la cioccolata, e ti stimolano la voglia di mangiare, di fare scorpacciate. Però mi raccomando, bisogna sempre stare attenti perché siamo a casa e non dobbiamo diventare tutti delle botticelle. Domanda 2. Skincare routine, un libro dalla copertina meravigliosa. Ho scelto 20.000 leghe sottomarine di Jules Verne nella edizione della RBA con questa copertina. E questo libro fa parte di una raccolta appunto fatta dalla RBA che è uscita in edicola, forse ancora sta uscendo perché c'erano tantissimi volumi, e che è una raccolta di tutte le opere di Jules Verne. Io ho preso solamente 3 libri, cioè 3 dei libri più famosi di Jules Verne, e le copertine sono veramente meravigliose e stupende. Anche le altre sono fatte benissimo, oltre che sono qui, e in un altro video io avevo mostrato, sempre in una domanda simile, copertina bellissima, avevo mostrato questa copertina qua. Questa volta ho cambiato, sennò sempre la stessa. Queste copertine sono veramente belle e meravigliose, cioè già da solo il libro, solo per la copertina, merita veramente di essere stato preso e merita di stare in libreria. 3. Esercizi fisici, un libro che rileggeresti spesso. E ho scelto Lolita di Nabokov. Perché? Perché Lolita è un libro molto particolare, che ha una tematica particolare, una tematica che ad alcuni può stimolare anche un fortissimo disprezzo nei confronti di questo libro, perché non è un libro semplice. Però io, come se non sbaglio ho già detto quando ho fatto la recensione di Lolita, ho detto che è un libro che avrei riletto non tanto per la tematica, ma per il modo in cui è scritta, perché la bellezza di questo libro è il fatto che ti descrive una cosa abominevole, schifosa, disgustosa, il personaggio fa schifo, lo disprezzi tantissimo, però è scritto in una maniera curatissima e molto raffinata. È un libro che non ti dice mai la cosa direttamente, ma ti fa capire tutto quello che succede. È lo stile utilizzato da Nabokov, ma anche la traduzione che è stata fatta
fatta è veramente sublime, perché è molto elegante, ci sono determinate parole, determinate frasi, anche alcune similitudini che sono meravigliose. E io, mentre lo leggevo, mi sono detta: io questo prima o poi dovrò rileggerlo, perché una volta conosciuta la storia potrò fare ancora più attenzione alla bellezza delle parole e al modo elegante e accurato in cui queste parole sono state scritte. Domanda 4. Cucinare un libro con all'interno ricette o un romanzo che abbia come tema la cucina? Qua rispondo con un libro che ho in ebook, lo metto qui, ed è Il gusto speziato dell'amore di Silvia Cassini. Un libro che parla di una storia d'amore, però una storia d'amore non quelle storie romantiche troppo esagerate che a me non piacciono, però al contrario una storia d'amore fatta di elementi anche più spiritosi e ironici. E accanto a questo però molta importanza anche la cucina. Ci sono proprio delle ricette, alla fine del libro, se non ricordo male, c'è un glossario in cui ci sono delle ricette che sono particolari, che non sono le classiche ricette, che comunque sono sempre buonissime, a volte le cose più semplici sono le più buone, sono ricette un po' più particolari, un po' più, nemmeno dire elaborate, più eleganti, in cui si usano ingredienti più particolari, non so, come i fiori edibili oppure altre cose particolari, però non sono impossibili da realizzare. E a me è piaciuto molto questo elemento, perché oltre alle ricette c'è proprio un'attenzione particolare a vari gli elementi naturali, alle spezie, ai sapori, agli odori, ai colori, appunto a questi dolci non so, particolari, in cui inserisci, non lo so, fai delle cose con la lavanda, fai altri dolci con i semi di papavero, per dire, li sto buttando così alla Katsum praticamente. Però a me questi libri che fanno così attenzione a questo aspetto della cucina, proprio alla bellezza dei sapori, delle spezie e delle erbe, belli, belli, belli. Andiamo alla domanda numero 5. Serie TV e film, un libro dal quale è stato tratto un film o una serie TV? E qua bisognerebbe rispondere veramente con 10 libri, però ho scelto L'amica geniale di Elena Ferrante, il primo volume, dal quale è stato tratto la serie TV, che fino a poche settimane fa è andata in onda su Rai 1, la seconda stagione della serie TV. In realtà non si tratta di un solo libro, si tratta di 4 libri, però proprio in questo periodo di quarantena va bene, sia perché voglia tempo, quindi 4 libri si leggono facilmente, sia perché almeno per me è una bella storia, una storia con bei personaggi descritti bene sia dal punto di vista positivo che dal punto di vista negativo. E ci sono begli intrecci, ci sono delle belle tematiche, ogni tanto ha anche dei difetti, ci sono delle cose che non mi sono piaciute, però io l'ho apprezzato molto, mi ha preso molto come saga, sono interessata tanto alle storie dei personaggi. E poi ha un personaggio principale che non è Lelou ma è Lila, che è un personaggio principale veramente veramente particolare. Domanda 6. Attività creative, un graphic novel, fumetto, manga. Allora, graphic novel non lo inserisco perché ne ho pochissimi, forse ne ho solamente uno, quindi inutile inserirlo. Invece per quanto riguarda i manga rispondo con Pollon è famosissima soprattutto per la serie TV, e anche i manga così come l'anime sono molto gradevoli, perché sono storielle staccate le une dalle altre, non c'è bisogno di avere una successione, si può leggere, non so, prima il volume, il quarto volume, poi il secondo, poi il primo, poi il terzo. Però sono molto carine, sono simpatiche, sono gradevoli e vanno proprio bene per questa situazione. E poi invece dal punto di vista dei fumetti ho deciso di inserire i fumetti di Topolino, che sì, alcuni potranno dire Topolino e che cavolo, proprio non potevi scegliere niente di meglio. A me invece fa piacere consigliarli, perché sì, per alcuni possono sembrare dei fumetti un po' troppo infantili, un po' più relativi ai ragazzini, ai bambini, però sarà che io fino a un po' di anni fa lo collezionavo ancora diversi volumi a casa, e io l'ho sempre trovato un fumetto leggero, sono belli i disegni, sono colorati, sono simpatici i fumetti, e l'ho sempre letto con tanto piacere. E inoltre, pur non facendo più la collezione, quando mi capita a volte nei mercatini da qualche parte
qualche numerino me lo devo andare a comprare. Oltre che poi si tratta di un fumetto tutto italiano, nel senso che i personaggi, naturalmente, Topolino, Paperino, eccetera, non sono stati creati, come sappiamo, da autori italiani, però comunque le storie, il fumetto proprio di Topolino è un fumetto italiano, le storie sono italiane e fa piacere conoscerlo anche per questo motivo e può essere un ottimo modo per passare il tempo in questi giorni. Oltre che poi di Topolino non esistono solo le storie classiche, ma esistono appunto le storie anche dedicate al cinema, quelle che hanno rifatto le varie opere famose della letteratura, le storie che riprendono eventi storici importanti. Cioè, un bel po' di scelta e le storie indubbiamente sono molto piacevoli e molto simpatiche da leggere. Domanda 7. Ballare un classico. Mostro questo libro che sarebbe una raccolta della Newton, ma quello a cui mi riferisco io in particolare è Frankenstein, poi oltre che sta qua, di Mary Shelley, che ce l'ho appunto solo in questa versione, o meglio, ce l'ho anche in un libro singolo, però l'ho messo da parte, non mi ricordo se ancora ce l'ho e non riesco a prenderlo al momento perché è conservato, oppure se l'ho già dato a qualcuno, non mi ricordo. Comunque, come classico ho scelto Frankenstein perché sì, è vero, non è proprio una storia allegrissima, però è un libro che a me è piaciuto molto. È piaciuto molto soprattutto per il sentimento che ti trasmette il mostro, perché una persona che come me ha conosciuto il mostro di Frankenstein soprattutto tramite il film è un po' più abituata a vedere il mostro appunto proprio come mostro, cioè un essere che non è cattivo, però è considerato un mostro e che è un po' come un bambino, perché comunque si esprime con poche parole, non ha pensieri complessi. E quando invece ho letto il libro ho trovato un mostro che si lasciava andare a pensieri complessi, a riflessioni molto molto profonde, la cosa mi ha colpita e mi è arrivato proprio molto forte questo senso di solitudine e di disperazione e tristezza da parte di questo personaggio. Un libro che mi è piaciuto tanto, un libro sul quale poi si possono fare tante riflessioni, e se ancora non l'avete letto lo consiglio perché ho trovato molta sensibilità in questo libro, soprattutto nei confronti del mostro. Domanda 8. Ascoltare musica o libro che ti ha ricordato una canzone mentre lo leggevi. In realtà qua non penso di rispondere perché non mi viene in mente nessun libro. Gli unici libri che mi sono venuti in mente sono i libri di Harry Potter oppure del Signore degli Anelli, che mi fanno venire in mente le colonne sonore. Però non si parla proprio di canzoni. Sicuramente c'è un libro che mi ha ricordato una canzone mentre lo leggevo, però al momento non mi viene nulla in mente, anche perché io generalmente ho sempre una canzone in testa. Si può dire che cambia ogni giorno, oggi una canzone, domani ne un'altra. Non mi viene in mente nessun libro, l'unico che mi viene in mente, anzi lo vado un attimo a prendere, è Il Mago di Oz, non tanto con la canzone Somewhere Over the Rainbow, ma quella che Dorothy e gli altri personaggi, appunto il leone, l'uomo di paglia e l'uomo, come si chiama? Lui, come si chiama? L'uomo di latta, ecco, cantano quando devono andare a cercare Oz, quindi We want to see the wizard, the wonderful wizard of Oz, questa canzoncina qua. Però non so se vale perché a me viene in mente la canzone vedendo il titolo del libro, però io il libro ancora non l'ho. Non lo so, diciamo che è una risposta un po' a metà, non è proprio una risposta esatta. Domanda 9. Coccolare, amici pelosi e non. Un libro con protagonisti animali. Allora, prima di tutto si nominano gli amici pelosi, quindi Il Mostro Fufu, eccola qua la mia amichetta pelosa, che naturalmente sta ricevendo il triplo delle coccole che riceve normalmente, e ovviamente saluta tutti quanti. E per quanto riguarda la risposta, ho scelto, senza far cadere nulla, ho scelto Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, perché ovviamente oltre ad Alice ci sono tanti tanti personaggi protagonisti che sono degli animali, dallo stregatto alle protto bisestine, al bianconiglio amichetto di Elvis, ci sono tanti animali, oltre che poi è un classico, sì, però comunque è particolare, ci sono delle cose surreali, ci sono delle cose no sense, anche perché alcune delle cose scritte da Carroll fanno riferimento alla cultura vittoriana, alla società vittoriana dell'epoca, cose che noi ovviamente non sempre riusciamo ad acchiappare. Non è nemmeno tra i miei libri preferiti, tra i miei classici preferiti, però è indubbiamente un libro particolare da leggere. Domanda 10. Leggi come Elvis. Movimentiamo questa quarantena. Pesca gli occhi chiusi dalla libreria, la tua prossima lettura a sorpresa. Ok, allora,
devo chiudere gli occhi, magari fetto così, che è un po' difficile perché, vabbè, occhi chiusi, Elvis controlla che ho gli occhi chiusi. Allora, andiamo da qua. Oddio, qua c'è, un attimo, ok, rischiamo di far cascare qualcosa. Da qui, da qui, non so dove andare, prendo questo, che dalla copertina forse già ho capito più o meno a cosa può appartenere. Vabbè, vediamo, 1, 2, 3, no, l'ho già letto, rifacciamo. Facciamo questo qua. Che cos'è? E l'ho già letto. Aspetti tutti. Ma che cavolo? Mi pare che devo scendere o salire, perché da qua mi pare che l'ho letto tutti quanti. Diciamo che scendo. E sono da qui. Ho preso questo. Ma speriamo che questo sia giusto. Oriana Fallaci intervista a se stessa. L'Apocalisse. No, questo non l'ho letto. Ho letto diversi libri di Oriana Fallaci, ma questo qui non l'ho letto. Lettura scelta. Non so quando riuscirò a leggerlo, visto che ho sempre una miriade di libri da leggere, però me lo ricordo e lo tengo da parte. Mi ricorderò di leggerlo prima o poi. Spero più prima che poi. BookTag è finito. Eccola qua con Elvis che mi ha riempita di peli la maglia, da che era nera è diventata grigia o quasi bianca. Mi ha fatto tanto piacere farlo. Se volete rispondere potete farlo nei commenti. E io personalmente però taggo una persona, sperando che non l'abbia già fatto. Taggo Vicky del canale Che Libro Mi Sconsigli. Mi sono curiosa, curiosissima di vedere che cosa risponderà. Un saluto da me e questa volta anche da Elvis. Manda bacini. Aspetta, facciamo vedere. Manda bacini. Ecco, bacini, leccatine e saluti. Ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao ciao!